Allora, ciao. Oke, Sobat Jelajah Italia, kembali lagi bersama dengan keluarga kita di Italia di Jelajah Italia. Nah, vuoi dire salutare qualcosa, mamma Alessia? Ciao a tutti, ci ritroviamo dopo tanto tempo che non ci vedevamo più per vari impegni e niente, siamo felici di riproporci, di farci vedere con quello che assaggiamo di nuovo. Esatto. Ok, no, nuovo. Salutare sì. Su una Sofia, tanti ti chiedono di te. Eh sì, beh, adesso siamo tornati e quindi faremo un sacco di video. Del cibo, dei luoghi, vedremo cosa ci inventeremo, ecco. Cosa c'è Andrea, si inventerà. Anche io. Cosa? Niente, ci ritroviamo qui dopo un bel po'. Mm. E niente, siamo contenti di essere tornati, quindi seguiteci. Speriamo che loro tutti stanno bene. Ah beh, sì, sicuro. Oke, kalian semua penasaran video kali ini tentang apa? Ya, Brocan sudah menyiapkan sesuatu yang bisa dibilang spesial buat mereka semua karena mereka belum pernah merasakan masakan yang satu ini. Masakan yang seperti apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus Jelajah Italia. Nasi uduk. Nasi uduk. Oh. Nasi uduk. No. Quindi nasi. Cucina riso cotto con latte di cocco. Wow. Coconut milk. Lemongrass. Lemongrass e kefir. Kefir. Kefir non credo che c'è kefir. No, questo cos'è? Lavoro. Allora, ho sbagliato. Perfetto. I vermicelli, sì, prendo una. È meglio. Intanto io metto questo. Quelle cosa sono? Questo tempeh, orek tempeh. Giusto, è vero, buono. Ma ti piace? Mangi o no? Mi piace, però non posso mangiarlo perché mi fa mal di pancia. Mamma mia. Oh. Sembra delicata la Sofia. Wow, mamma Alessia, cos'è questa? Cosa sono? I vermicelli? Spaghettini di riso? Wow. Buoni. Patate e questo cos'è? Sarebbe il mio. Te lo sto preparando. Patate con, credo, pomodoro. Wow. Anche qui lemongrass? No, quello là col cipolla e aglio. Cipolla e aglio. E pomodoro, esatto. Aurora, vuoi un po' di queste? Sì. E questo krupuk! Krupuk! Wow! Ma sabar jelajah. Yang kami cintai. Gak sabar ya kalian melihat bagaimana keluarga-keluarga di sini mencicipi nasi uduk. Padahal nasi uduk kalau di Indonesia buat sarapan ya, di sini buat makan malam. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jelajah Italia. Bagaimana keharmonisan dan enaknya mereka menyantap nasi uduk. Tetap di Jelajah Italia. E tuo piatto pronto? Si stai mangiando? Stai preparando per me, amore? Che buono, enak. E bawang goreng mana? Selamat makan. Nasi uduk. Lo teniamo presente questo piatto? Perché? Sì. Ho capito. Capito perché. Mm. Buonissimo. Buono. Beh, questi da tantissimo che non li mangiavamo. Sì. Il riso fantastico. Ti devo dare un bacio. Grazie, amore. Molto buono. Amore, te qua su casa galli. Sta proprio da cocco. Cosa è riso? Sento da. Anche io non sento tanto da. Lemongrass. No, c'è il toto. Eccolo qua. C'è praticamente scacciato. Così tutto l'olio verranno fuori e lo metti dentro. Mm. Piace, amore? Cosa dici? Noi in Indonesia li mangiamo così su colazione. Di solito ci sono una persona che sempre sul solito posto che vendono ogni mattina sempre stesso orario. Colazione. Buona colazione. Però ovviamente da noi usiamo sambal. Verdura? No. Sambal piccante. Qua non c'è piccante però questa sera. Guai Brocan piccante. Vedi Brocan nggak pakai. Apa sengaja nggak pakai sambal takut nanti. Perché la salsa se vuoi. Perché perut. Non ci sono i musim dingin nih, teman-teman. No, meglio senza piccante così mangiano tutti. No. Qua se vuoi aggiungi. Però per esempio le patate piccanti sono tanto buone. No. Sì. Per te no, Sofia, in realtà gli danno un po'
solito mettono anche tipo uovo sodo, tipo specie di rendang ma rosso, e un po' di sughetto. Ok, ini teman-teman. Wow. Nasi uduknya Brucan bikinnya pakai rice cooker ya, soalnya belum begitu pengalaman. Oh, ini sambal goreng kentang. Ini orek tempe. Itu bihun goreng dan bawang gorengnya udah disikat semua kerupuknya. Abis. Stavamo pensando qua, stavamo parlando. Ma quante isole ci sono da voi? E soprattutto quante lingue? Perché c'era venuta una curiosità parlando prima dei cibi, dei piatti. Se, cioè, siete in tanti e quindi essendoci tantissime isole, tantissimi popoli, volevamo capire un po' i piatti vostri tipici. E quindi mi raccomando, scriveteci nei commenti che poi li leggiamo tutti. Ogni mattina facciamo qua, così. Ah sì? Mm. Ma con quei fritti questi? Questo qua vengono sempre con della foglia di banana. Però? Dentro la foglia di banana, poi fuori il giornale. Sì, diciamo che è una colazione un po' alternativa, sembra più un brunch. Atipica. Beh, oddio. Medigen? No, sì. Becca. Quanti soldi l'ho pagato in Indonesia un piatto così? Mm. Yeah. Di turisti di com'è? Di sini? Di com'è? Please. Una domanda lì. Silakan ditulis di komen biar keluarga kami tahu kalau di Indonesia, terutama di daerah kalian, harga nasi uduk satu porsinya lengkap tuh berapa ya. Ditulis di komen nih teman-teman ya, jangan lupa. Kami tunggu nih. Sì, vogliamo sapere. Numerosissimi. E quindi anche i bambini prima di andare a scuola mangiano questo. Questo, tutta questa roba qui. E poi non mangiano più a pranzo. Sì. Anche la cipolla. Beh, diciamo... È sostanzioso. È molto sostanzioso. Mm. Com'è in Italia questo? Allora, principalmente è con il latte, il caffè o l'orzo. Mm-hmm. Beh, e poi... Prima di tutto è dolce. Sì, principalmente è dolce. Poi ci sono i biscotti o le fette biscottate, la marmellata, il burro, mm-hmm, o la Nutella, la cioccolata. Mm. Il caffè non l'hai detto. Il caffè per chi vuole, sì, la colazione, beh, i bambini il caffè in genere no, però insomma il caffè Nesquik, il tè, succo, sì, anche lo yogurt, comunque, yogurt. E l'importante è il latte. Sì, principalmente il latte, noi sì. E quindi anche latte cappuccino, è un buon cappuccino. Mm. Il cappuccino e brioche. Cappuccino e crosta. O un buon crosta. Io voglio ancora riso? No, io vorrei un po' io. Una resa? No, basta. Se giochiamo una bella nasi uduknya, da due lama non abbiamo nasi uduk. Posso? Io vorrei grazie. Grazie mille. C'è la differenza tra aglio l'Indonesia qui, eh? C'è veramente l'Indonesia e l'aglio non è Così forte come qua. Qua nostro è forte, sì. Sì, di solito fa questa ricetta, magari in Indonesia li mettono 4, 5, 6 aglio. Qua gli basta metà. Uno. Uno spicca. Allora sarà proprio la qualità diversa. Molto gustoso, c'è poco da fare. Perché sembra di no, ma com'è che si dice? Enak sakali. Sakali. Io saprei dire un'altra frase in italiano, ma cosa? Dove veniva Fatabal? Ciao. No, come stai? Ma si sa la situazione col coronavirus lì in Indonesia? Com'è da voi la situazione? Perché qui stiamo tornando un po' indietro, come quasi marzo, febbraio. Lì? Fatecelo sapere sempre sui commenti, mi raccomando. Tulis ya. Tadi kalian sama-sama sudah melihat nih, keluarga kami di sini begitu menikmati dengan makanan Indonesia. Sangat simpel sekali dengan nasi uduk, mereka suka sekali ya. Nah, sekarang kita tanya satu-satu.
berapa nilainya ya menurut mereka dan enaknya itu berapa dari 1 sampai 10 ya. Let's go. Berapa Malaysia? Hai mangiato, no? Ho mangiato. Che ne dici? Molto buono. Il riso aveva un gusto delicato e nello stesso tempo sapeva da limone, no? La pianta di lemongrass che dà proprio e cucinato col cocco è un abbinamento proprio buono, appunto delicato, che fa proprio gustare e si abbina bene col contrasto di questo, che io non mi ricordo come si chiama, del tempeh, sì, e delle patate anche, che sono cucinate con varie cose, quindi sono anche belle ricche, e poi gli spaghettini soliti che abbiamo già mangiato. Quindi un mix sostanzioso, ma nello stesso tempo piacevole al palato. Sì, molto buono. Sì. Allora, il punteggio da 1 fino a 10? 8. 8? Sì, sì, sì. Bene, 8. E quanti prezzi voi daresti questo piatto? A noi qua, un piatto completo così, ma io lo farei 15 euro. 15, ma... Vabbè, perché ci sono tanti alimenti, proprio completo e ricco, è un bel piattone e ti sazia perché ci sono proprio mangi completamente, no? Quindi sì. Va bene. Bene. Vuoi dire qualcosa ai netizens a casa? Ciao a tutti e speriamo di ritrovarci nella prossima occasione di video con qualcosa di diverso. Grazie. Ciao Marisa, ciao. Netizens di Roma, Marisa Karakita tanya. Bagaimana pendapat Aurora dan Sofia? A voi cosa pensate su questo cibo? Allora, vai. Vai piccola prima. A me è piaciuto tutto tranne il tempeh perché non l'ho mangiato e mi è piaciuto moltissimo. Perché? Perché non so, era fatto con il lemongrass e a me il lemongrass non piace tantissimo. Ho capito. Però vabbè, il resto mi è piaciuto. Benissimo. Il punteggio? Da 1 fino a 10? Io 7. 7? Sì. E i soldi? Quanti li pagheresti? 15. Come la mamma, 15. Allora non ti piace ma ti paga tanto, vabbè. Insomma. Sì. Beh, invece io cosa dire? Mi è piaciuto tanto, in realtà. E sì, l'unica cosa è che a me il tempeh fa mal di pancia perché mi fermenta, purtroppo. Però, beh, i gusti, cioè i sapori più che altro sono fantastici, sempre questo gusto di spezie, ben, cioè giustapposte con le pietanze, quindi proprio buono. Per me come voto anche un bel 9. E come prezzo, non lo so, starei sì intorno ai 15 euro. Benissimo. Volete dire qualcosa ai netizen a casa? Continuate a seguirci su Instagram. Sempre più numerosi, mi raccomando. Tanti like, commentate a tutte le domande che vi abbiamo fatto. E insegnatemi in indonesiano, che ho bisogno di imparare. Benissimo. Ciao! Ciao! Ciao. Allora, adesso... No, voglio dire che passa l'Italia. Sekarang saremo nanya ke mio amore, Tecla. Che ne dici di nasi uduk? Allora, per me il nasi uduk è un piatto buonissimo, molto saporito, soprattutto nella cottura del tempeh e delle patate. Un tocco speciale glielo dà anche la cipolla caramellata che va sopra. E poi il riso, ragazzi, è pazzesco, cioè col latte di cocco e lemongrass, a me personalmente piace molto. E come voto gli darei un 9. Assolutamente, e come prezzo dai 15 ai 20 euro, anche perché è un piatto unico, bello, ricco, completo e soprattutto sano. Benissimo. Vuoi non so, salutare i ragazzi a casa, netizen, vuoi dire qualcosa a loro? Voglio salutare tutti quanti i netizen che ci seguono dall'inizio e anche quelli nuovi, li ringrazio tanto per il loro aiuto e il loro supporto. E come abbiamo detto prima, diteci voi cosa volete nel prossimo video. Ciao! Terima kasih sudah mengikuti video kita di kali ini. Semoga kalian suka. Dan oh ya, jangan lupa terus dukung kami. Komen di mana? Komen, like, and share. Like jempolnya and share. Oke. Okay? Yeah. Okay, saya Bro Chan. Tekla.
Mama Alessia, Aurora, Sofia. Sampai ketemu di lain kesempatan dan di video-video selanjutnya. Ciao! Dan terima kasih! Il vomito. Io l'ho fatto! Il succo gastrico. Tutta la gola in fiamme. Dai, fai un routine per i metodi. Era un insetto. Con il dente. Put the place up.